Ci ritroviamo oggi di nuovo insieme con una nuova puntata di 50 Minutes With, e questi 15 minuti oggi li passiamo in compagnia di Paolo degli Innocenti, presidente Kindred Italia, e quindi parleremo un po' di quello che è la trasformazione digitale del nostro paese. Vediamo insomma un po' di capire a che punto siamo insieme a Paolo. Paolo, ti rubo soltanto qualche minuto perché è doveroso presentare la realtà che oggi qui insomma rappresenti. Kindred, il più grande fornitore di servizi e infrastrutture IT al mondo, nasce come azienda indipendente nel 2021 con la missione di disegnare, gestire e modernizzare i sistemi informatici mission critical delle aziende più importanti, quindi delle maggiori aziende a livello mondiale. Fate leva su talenti, tecnologia, competenze, modelli operativi all'avanguardia per cercare di aiutare i clienti nel loro processo di trasformazione digitale e quindi per trarre il maggior beneficio possibile per il proprio business dall'information technology, minimizzando rischi, accelerando appunto quella che è la loro trasformazione digitale, guidandoli in un percorso di trasformazione che vi vede operativi dall'analisi delle loro esigenze, quindi delle problematiche, alla definizione della strategia IT e al disegno architetturale, quindi di cambiamento infrastrutturale. Sono particolarmente contenta di averti qui perché poi avete ricevuto nel dicembre 2023, quindi in occasione del nostro ultimo Transatlantic Award Gala Dinner, questo nostro prestigioso premio per l'apertura del Security Operation Center a Roma, ma lo vedremo insieme più tardi con te, perché è andato ad arricchire quello che è il panorama italiano di Kindred, perché Kindred Italia è comunque una realtà molto importante basata sul nostro territorio, perché rappresenta il primo fornitore di servizi infrastrutturali alle imprese. Avete 3 sedi, Milano, Torino e Roma, e oltre 200 clienti nei settori più disparati dell'economia. Il headquarter però di Kindred è a New York, do anche qualche numero su diciamo la base, la casa madre. Avete operate in oltre 60 paesi con migliaia di clienti ovviamente, e un fatturato globale di 17 miliardi di dollari. Paolo, tu hai una lunghissima carriera all'interno dell'information technology. Purtroppo per fortuna. Per l'età. Hai diciamo passato la gran parte della tua vita professionale all'interno di IBM, ricoprendo veramente tantissime cariche, dalla carica di Vice President Sales per IBM Italia, dopo aver avuto addirittura per 5 anni la responsabilità di alcuni clienti importanti come FCA, come Managing Director Integrated Account. Poi do giusto qualche informazione perché è veramente lunghissima, ti porterei via 10 minuti dei 15 a disposizione. Hai avuto anche guidato per un anno e mezzo l'organizzazione dei business partner per il territorio Southwest Europe con sede a Madrid, e quindi insomma un ingresso nel 1989 in IBM che ti ha visto quindi veramente vivere una lunghissima carriera in un settore particolare che oggi sta vivendo un periodo di grande trasformazione, e quindi mi domando qual è stato l'elemento che più ti ha stimolato e convinto in tutti questi anni nell'ICT che la tecnologia rappresenta davvero il lavoro del futuro, il futuro delle aziende. Ma non solo delle aziende, infatti direi che forse la cosa più stimolante è notare come la tecnologia sia pervasiva, no? Cioè ormai facciamo tutto con la tecnologia, andiamo in giro con degli oggetti che sono dei veri e propri laboratori super complessi, no? In cui gestisci la tua vita professionale ma anche la tua vita privata. Guidiamo automobili che sono ormai dei piccoli data center su ruote, no? In cui il software la fa da padrone gestendo le funzionalità dell'auto in maniera continuativa. Quindi forse questo è stato il motivo che ha reso questo lavoro interessante, questo settore interessante, perché ha un grande impatto sia nella vita delle aziende. Non c'è una trasformazione aziendale che non sia basata su una trasformazione dell'information technology che utilizza, e sia nella vita degli individui, nella vita della società, e di conseguenza
Questo, unita a una dinamica di settore molto elevata, perché l'IT non è in trasformazione da oggi, l'IT è sempre stata in trasformazione e lo sarà sempre per la sua natura, ha fatto sì che è vero, sì, mi hai ricordato che in effetti sono 35 anni e sono nel settore. Non pochi. Direi. E, una formazione quindi incentrata sull'innovazione digitale. Sviluppo IT, in un paese però dove sembra essere, mi permetto di usare il termine sembra perché poi magari ci darai anche la tua opinione, che magari forse certo. È diversa da quella comune, non so, dove appunto sembra che sia costante la carenza di competenze STEM. E allora che cosa possono fare secondo te, o che già stanno facendo, cosa già stanno facendo per colmare questo gap rispetto agli altri paesi europei, al resto del mondo, le aziende e magari le istituzioni, o se lo stanno facendo anche insieme? Sì, ma c'è un fiorire di studi sul tema, no? Che dicono che nel giro di qualche anno noi ci troveremo con un gap di milioni addirittura di skill sulle aree tecnico-scientifiche che non avremo e potrebbero essere impiegate in Italia. Io devo dire ho una visione abbastanza pragmatica, credo, del tema, no? Perché da una parte attraverso anche i fondi del PNRR è vero che sono state stanziate risorse importanti soprattutto per lo studio di materie scientifiche e della lingua, no? Però è anche vero che da un certo punto di vista nel breve periodo questo gap è destinato a rimanere e dobbiamo anche fare i conti con il fatto che noi viviamo e lavoriamo in una nazione con 50 milioni di abitanti e che ha una barriera non banale all'ingresso e talvolta anche all'uscita che è rappresentata dalla lingua. Certo. Ok. Sì. Quindi da un lato si stanno facendo cose importanti, sicuramente utili, per rilanciare lo studio di un certo tipo di materie che sono utili sia per le persone che per le aziende. Ma dall'altra parte io credo che con questo gap ci dovremo continuare a convivere. Quindi sta molto anche alle aziende strutturarsi, cioè rendersi conto che questa è una realtà che non cambierà, e strutturarsi attraverso delle politiche personali, delle politiche di crescita che siano consone ai propri obiettivi. Per quanto ci riguarda, parlando dell'Italia, sì. Noi negli ultimi direi due anni, nel 2022 e nel 2023, da quando siamo nati come azienda indipendente di fatto, perché la Kindril come azienda totalmente indipendente e autonoma ha iniziato a operare dall'inizio di novembre del 2021, no? Quindi qualcuno l'ha definita la più grande startup al mondo, che in effetti c'ha un fondo di verità questa definizione. Dicevo, nei due anni scorsi noi abbiamo messo in piedi, costruito praticamente da zero un meccanismo di continua validazione, continuo screening di mercato e continuo hiring e quindi continua immissione all'interno dell'azienda di skill giovani che poi andiamo a formare attraverso percorsi che uniscono da una parte la formazione classica e quindi corsi di abilitazione, certificazione nelle tematiche specifiche di cui c'è bisogno, ma dall'altra parte training on the job, no? Perché alla fine quello che è importante per noi non è tanto la conoscenza della tecnologia per sé, ma come questa tecnologia riesca a risolvere una certa necessità dei nostri clienti, no? E questo lo puoi fare soltanto se unisci le competenze tecniche, fra virgolette teoriche, a un percorso formativo che ti metta da subito o in tempi rapidissimi all'interno di team di lavoro che operano su casi reali dando servizio ai clienti. Ovviamente hai una scala d'apprendimento, no? Cioè non è che nessuno nasce imparato, però abbiamo visto, ormai abbiamo maturato un'esperienza molto significativa perché dicevo noi, non so se l'ho citato, ma noi negli ultimi due anni, Kindred Italia è un'azienda di circa 2000 persone. Negli ultimi due anni abbiamo assunto oltre 600 persone, quindi anche proporzionalmente una roba molto, certo, rilevante,
perché da un lato avevamo delle esigenze di rinforzarci in alcune aree, ma dall'altra parte dobbiamo anche far conto con il mercato del lavoro. Il mercato del lavoro ormai presenta un tasso di attrition, come viene definito, e quindi una rotazione, un tasso di uscita, soprattutto in alcune aree, molto elevato, che raggiunge tranquillamente il doppio digit. Di conseguenza tu riconoscendo questo fatto, riconoscendo la scarsità di questo tipo di conoscenze sul mercato, tu devi avere un meccanismo, un processo che ti consenta di assorbire queste uscite che fisiologicamente ci saranno e di avere un meccanismo di refresh continuo, di backfill continuo. E chiedo scusa per l'utilizzo di questi termini inglesi, ma devo dire che delle volte alcuni termini colgono esattamente al segno, e questo continuo, diciamo, movimento di entrate, di persone entrate in uscita, perché è la realtà del nostro settore, quindi è inutile negarlo, e continuerà a essere così. Ci sono alcune aree, prima citavi il Cyber Security Operation Center di Roma, l'area della sicurezza, l'area del cloud, l'area dei dati, ma è normale avere dei tassi di uscita ma molto superiori al doppio digit, che si avvicinano al 20%. Quindi se tu non sei strutturato con politiche del personale, di formazione molto rodate, molto efficienti, ti troverai in difficoltà. E non è assolutamente illusorio pensare che qualcun altro risolva il problema per te. E a proposito di Security Operation Center, che è il motivo per cui abbiamo deciso di premiarvi, come dicevo prima, e che adesso facevi cenno, perché probabilmente anche l'apertura di questo centro avrà favorito chiaramente il processo di assunzione magari di nuove figure. Che cosa, sicuro, cosa fa esattamente questo centro a Roma, centro di eccellenza per la gestione della sicurezza informatica e quindi di tutto ciò che riguarda appunto il sistema informatico delle aziende? Raccontaci cosa fa concretamente l'ambizione del team di esperti che poi operano anche al suo interno. Sì. Andiamo molto orgogliosi di questa creatura, la definiamo una creatura, perché di fatto quando è nata Kyndryl a novembre del 2021 non aveva in Italia un Security Operation Center. Quindi noi davamo ovviamente servizi di sicurezza attraverso dei centri specializzati e ci basavamo e facevamo leva sui centri internazionali. Abbiamo deciso di fare questo investimento ex novo, e quindi è un progetto che è iniziato a gennaio del 2022 e a tempo di record abbiamo di fatto costruito uno dei centri per la gestione della sicurezza IT più avanzati d'Italia, partendo praticamente da zero, andando ovviamente sul mercato. Abbiamo dedicato oltre 150 persone a fare questo tipo di attività, con persone molto preparate. Abbiamo deciso gli standard tecnologici da utilizzare, siamo partiti ovviamente dalle esperienze clienti, ascoltando i nostri clienti con le loro richieste, le loro necessità, e abbiamo costruito questo centro a tempo di record e ovviamente integrandolo con il resto dei centri che fanno lo stesso lavoro negli altri continenti e nelle altri paesi in cui Kyndryl opera, perché chiaramente ormai parlare di information technology nazionale francamente è limitativo. Tu puoi dare il miglior servizio che puoi dare, riuscendo a capire quelle sono le migliori pratiche che vengono sviluppate ed eseguite dalle più grandi aziende pubbliche e private nel mondo, riportarle in country, riportarle in Italia, farne beneficiare i nostri clienti e a tua volta arricchirle con le esperienze che i nostri clienti fanno sul campo. Cosa fanno queste 150-170 persone? Loro lavorano 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, ovviamente, e hanno un compito ben preciso: difendere i nostri clienti dagli attacchi cibernetici. Difenderli, essere in grado di capirli appena succedono, perché tanto succedono ogni giorno, voglio dire, non è quello il tema, ma tu devi essere in grado di avere gli strumenti, le tecnologie e le capacità delle persone e i processi
per essere in grado di capire in tempi più rapidi possibili cosa sta succedendo, dove sta succedendo e mettere in campo quelli che sono i rimedi, le azioni di remediation che nei vari casi e secondo le varie minacce ormai diciamo conosciamo molto bene. Abbiamo anche costruito all'interno del SOC un laboratorio, l'abbiamo chiamato Malware Lab, per cercare di, che è isolato dal resto del team, che è un vero e proprio laboratorio di studio, cercando di anticipare per quanto possibile i tempi degli attacchi, no? E di conseguenza credo che sono orgoglioso di dire che ormai è un'eccellenza riconosciuta. Ringrazio molto l'AmCham per averla voluta premiare a dicembre del 2023 e abbiamo diciamo prova continuativa per il numero di richieste non solo dei clienti ma anche dei media nazionali, di esperti del settore che sono interessati a confrontarsi con noi per capire cosa facciamo, come lo facciamo. Noi lo facciamo ben volentieri perché attraverso un'ottica, un'integrazione di rete che si ottengono migliori risultati. È visitabile il centro? Certo, assolutamente sì, ma ti dico di più. Il centro non dà servizio solo a clienti italiani, ma ha iniziato da un po' di mesi a questa parte, anzi da qualche trimestre a questa parte, a dare servizio anche a clienti molto importanti europei. La settimana scorsa c'erano tre clienti molto rilevanti che venivano dal Canada a vedere e a testare, a capire come noi lavoravamo, quali processi implementiamo e tutto il resto. A noi questo fa molto piacere, perché l'integrazione con il resto della comunità che lavora in ambito della sicurezza, che nel mondo si avvicina a 10.000 persone, è vitale. Certo, potrebbe essere un'idea magari anche all'interno della nostra business community organizzare qualcosa che porti le nostre aziende, quindi all'interno della nostra grande famiglia AmCham, magari a visitare il centro. Questo potrebbe essere, la lancio qui. Ti do la disponibilità immediatamente, poi ci sarà tempo del come e il quando. Ma per noi l'essere connessi verso l'esterno, verso i colleghi, verso clienti, verso altre aziende e avere interscambi su questo tema credo sia vitale e è molto importante per far crescere non solo la sensibilità ma anche poi i processi, certo, di intervento. E anche per capire, immagino, cosa cercano poi le aziende, no? Per proteggere i propri sistemi e per progredire nella trasformazione digitale. Fammi aggiungere una cosa che quando si parla di sicurezza ci si dimentica spesso, lo noto. È importante difendersi, ma partendo dalla consapevolezza che verremo attaccati, è anche importante una volta che arriva un attacco, una volta che questo attacco in qualche modo riesce a far qualcosa di non positivo, è importante, come dicevo prima, reagire molto prontamente e dall'altra parte avere dei processi e degli strumenti che siano in grado di consentire all'azienda di ricominciare a lavorare subito, in tempi rapidi. Non è storia preistorica, ma nell'estate scorsa abbiamo visto qualche situazione in cui noi non eravamo coinvolti direttamente nell'area della sicurezza, ma che conoscevamo bene perché svolgiamo servizi in aree complementari, che un'azienda nello specifico è stata addirittura ferma per oltre 3 settimane, ferma completamente a causa di un attacco cibernetico. Allora, avere anche degli strumenti di resilienza che ti consentano di mantenere la continuità del servizio o ripristinarla in tempi più rapidi possibili è estremamente importante e noi stiamo arricchendo anche di questa componente i servizi che eroga il Cyber Security Operations Center per renderli fruibili anche aziende che magari non hanno le dimensioni delle grandissime, ma che però hanno le stesse necessità e le stesse... Sì, anzi, forse quelle più piccole, se si fermano, il dramma è ancora maggiore. Potrebbe essere anche maggiore, sì.
E chiudiamo con uno sguardo al futuro, partendo da quali sono i principali trend del momento nel settore, e appunto quello che un po' avevi già accennato, che stavamo accennando adesso negli ultimi minuti, che cosa cercano le aziende per progredire nella trasformazione digitale nei prossimi anni, secondo te? Ci sono tre grandi filoni, no? Che noi li definiamo trend, diciamo, di lungo periodo. E uno non è nuovo, perché è iniziato già da qualche anno, se ne parla e ci si sta lavorando, ma diciamo secondo me sta prendendo uno sviluppo diverso da come era partito, che è l'evoluzione verso il cloud, no? E quindi le piattaforme, l'evoluzione delle piattaforme verso modelli operativi basati sul cloud. Dico che è comunque un modello in evoluzione, in grande evoluzione, perché rispetto ai primi anni in cui sembrava che il cloud fosse la parola magica e risolvesse tutti i problemi, c'è, diciamo, una fase, adesso si sta vivendo una fase più matura e anche più consapevole, per capire che sì, il cloud ti dà tanti vantaggi in termini di velocità, di flessibilità, time to market, di innovazione, molto importanti, secondo noi molto, estremamente importanti. Noi stessi abbiamo un sistema informativo interno totalmente basato sul cloud, quindi non solo ci crediamo, ma lo usiamo per noi. Però dall'altra parte la consapevolezza che un progetto cloud debba essere studiato, analizzato, pianificato, capendo quali sono le opportunità ma anche le sfide, ha reso i clienti più consapevoli nel sapere che, guarda, non è che basta utilizzarlo, bisogna sapere come utilizzarlo. E questo è un'evoluzione, secondo me, estremamente positiva e che sta accelerando l'adozione anche in settori che sono partiti più lentamente nell'adozione del cloud stesso. Il secondo tema è un tema di cui sento parlare poco, ma che noi lo viviamo veramente in maniera forte. Ci sono alcuni settori industriali, ma un numero di clienti importanti, anche di grandi o grandissime dimensioni, che hanno ancora processi chiave gestiti da piattaforme, hardware e software obsolete. Quindi c'è un processo, mentre c'è questa evoluzione verso il cloud, ecco, che come ho detto non solo ci crediamo ma la caldeggiamo, dall'altra parte c'è un processo di innovazione nei propri sistemi ICT, in cui una certa parte di mercato molto rilevante deve andare incontro e deve sviluppare. Sono tipicamente quelle aziende e quei settori in cui questi processi critici sono gestiti attraverso quelle che vengono definite applicazioni custom, applicazioni che magari 20 anni fa o nel corso degli ultimi lustri sono stati sviluppati e implementati, arricchite in modalità customizzata, che adesso si presenta la domanda, magari su piattaforme proprietarie che non si sono evolute così rapidamente, e adesso c'è il grande tema di come farli, come modernizzarli e come integrarli in modo efficiente e efficace con gli sviluppi che le aziende vogliono avere, perché la velocità di un treno è determinata dal vagone più lento, no? E questo vagone più lento sta inevitabilmente condizionando l'innovazione in queste aziende. Ma, e ripeto, aziende importanti, aziende grandi, sì, aziende molto rilevanti. Sì, sembra di capire che parli di numeri, insomma, importanti. Molto importanti. Il terzo filone, quindi cloud, innovazione ICT, per chi magari ha ancora dei pezzi importanti di processi gestiti in ambienti obsoleti. Terzo filone è quello dei dati. E anche questo non credo sia una sorpresa. Noi come Kindrill siamo utilizzatori intensivi di algoritmi di machine learning e di intelligenza artificiale. Perché? Dove? Perché abbiamo sviluppato una piattaforma di erogazione dei nostri servizi, la chiamiamo una delivery platform, che è fortemente basata sull'analisi avanzata dei dati. E lo facciamo perché attraverso i dati tu puoi costruire, puoi migliorare la qualità del servizio, ma puoi anche costruire dei processi
che automatizzano tutta una serie di passaggi e di operazioni in cui, diciamo, l'intervento umano non dà un valore aggiunto, e puoi dedicare invece gli specialisti che hai a far cose di livello più elevato e dare un maggior valore ai clienti. Quindi questa delivery platform si basa in maniera intensiva, estremamente intensiva, sulla gestione avanzata dei dati. Partendo da questo, ovviamente noi abbiamo ormai dalla nascita costruito una practice che si chiama ADAI. Capisco l'acronimo non sia autoesplicativo, ma che parla appunto di applicazioni di dati e di artificial intelligence e di come orchestrarla, di come strumentare l'infrastruttura dei clienti in modo tale da abilitarli all'utilizzo nei settori, nelle aree, negli use case che per loro siano più produttivi. Bene, allora ci hai fatto veramente un bellissimo quadro di quello che sta avvenendo in Kyndryl e poi un po' anche in Italia, se certo. Vuoi. Quindi ti ringrazio per questo e permettimi di dirti che ci rivediamo al SOC, perché così è una scusa per tornare a casa a Roma, ma anche per portare la nostra business community. Siete benvenuti e sono convinto che sarà un incontro interessante non solo per i technology, ma per le persone di business, perché è illuminante. Assolutamente, allora grazie davvero Paolo, grazie a te. Ci rivediamo presto e grazie a tutti i nostri video ascoltatori e ci rivediamo anche con voi molto presto per la prossima puntata di 15 Minutes With.